Oggi andiamo tutti alla festa della scuola aerobica. Vuoi vedere che forse non siamo i primi? Indovina cosa ho per te? Oggi magari saliamo ancora le scale e via. Entriamo nei segreti. Tu sei la cuoca? Sì, è confessa. Un facsimile. Ecco l'aiuto cuoca. Cosa stai preparando? Tanta roba. Che le ha cucinate signor Mario. Qua non si prendono prima. Ma noi non lo diciamo, facciamo finta che è tutto merito tuo. No. Ecco voi polentai. Mentre invece di là c'è il reparto zuppe e fichi. Dai, raccontaci che metodo è di preparazione polenta questo. Mi sembra un po' un metodo marinaio con il remo. Questa è la famosa polenta che arriva direttamente dalla ricetta antica veneta. Ecco il secondo punto polenta. Voi che ricetta utilizzate? A modo di monta di ciccia nebbia. Ciao. Ciao ragazzi, voi siete gli addetti alle castagne? Sì. Siamo i castagnari. Che autonomia abbiamo? Quanti ne avete preparate? Ci hai fatto perdere il conto. Ricominciare. Siamo alla seconda ora di fila, ma il nostro eroe non cede. Grazie all'aiuto di Andrea, che non si è ancora mosso. Ecco il sommelier. Marco, che vino è? Guarda, che sciurle, non un Valtellino so superiore. L'assaggiatore? Vai Paolo. No, tutti insieme. Ah, non assaggi? Ah, così proprio alla cieca? Molto grave. Ecco Marco all'apertura della seconda bottiglia. Da questa espressione sembra che stia facendo altro, ma in realtà ha aperto la bottiglia. È buona? È buona? Solo è stato al tappo. Sei un intenditore. Allora vi è chiesto. Cola, dopo un'ora e un quarto di menatura di polenta, ancora fresco come una rosa. Si vede che c'è la mano. Si vede l'allenamento. Guardate il muscolo del Nicola, del climber. Non è il gomito. Non è il gomito del tennista. Non è il gomito del tennista. Stiamo taragnando la polenta. Dai, vai su. Hai sentito? Sì. Cioè ragazzi, no, tutti simpatici, ma io sono qua da un'ora e mezza e continuate a mischiare sta polenta. Non hai mai sta fatto polenta. Niente. No, ho menato la polenta di là, è ufficiale. Io non t'ho visto però. E di là hai detto che hai menato questa. Adesso non è che dobbiamo dire queste cose a tutti. Oh, mi hanno scoperto. Ragazzi, cosa state trasportando? Cemento. Cemento giallo. Vieni per sedere. Eccoci qua. Notiamo le piccole dosi di vino che sta versando il Paolo. Daniele, va un po' di vino? Ma certo! Siamo nella zona torte. Ma chi ha fatto questa torta? Lei! È una crostata. E che frutti ci hai messo? È la marmellata di fragole. Allora. E cosa hai scritto? Viva la fantastica scuola aerobica. Questa torta l'ha fatta Lenzo con le sue mani. La moglie di Lenzo. La moglie di Lenzo con le sue mani. Quindi chi ha fatto questa torta? Lei. Silvia. E questa qua l'hai chiamata? Arturo. Amaro. E tiriamo giù. Leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è. Vedo
dei bicchieri. Polenta grossa? Guarda che noi il di polenta ci intendiamo, modestamente. Ecco. In onore dei fantastici porcini. Non è al polso del climber? Ni al discerne. No. Non puoi neanche crescere. Ma cosa hai detto, scusa? Su una sessantina di persone, neanche vale. Ragazzi, però io avrei un prosecchino che è la morte sua, Se volete come aperitivo. Dai. Poi vado a prendere. Dai, ancora, e lei mi guardava.